Il mondo contadino di ieri, vecchi mestieri e curiosità resuttano. Un libro che parla del passato, dei mestieri di un tempo, ma soprattutto della realtà contadina, gli attrezzi che venivano utilizzati in quegli anni. Un libro che parla di memorie, dunque, quello di Cesare Ippolito, presentato giovedì 19 gennaio 2017 a Caltanissetta nella Galleria Civica di Palazzo Moncada, in presenza dell'autore, del presidente della Proloco Nissena Giuseppe D'Antona e della storica Rosanna Zaffuto Rovello. È quello di tramandare alle generazioni giovanili i vecchi sistemi di lavorazione della terra di un tempo e poi un altro messaggio, quello di non dimenticare il nostro dialetto siciliano. Infatti nel libro ci sono una serie infinite di espressioni proprio volutamente in siciliano, ovviamente c'è la traduzione. Si parla di antichi mestieri in un momento in cui noi come Proloco stiamo portando avanti un'iniziativa con l'Associazione Storia e Memoria che cura il museo di oggetti antichi che si trova a Borgo Petilia, che noi vorremmo rilanciare, magari portandolo in città. In questo chiederemo l'aiuto alla pubblica amministrazione per poter, sia come Proloco sia come Associazione Storia e Memoria, rivalutare gli antichi mestieri. In realtà il libro scritto da Cesare Ippolito parla del lavoro contadino dei campi della Sicilia interna. Resuttano è soltanto l'emblema di questo mondo contadino del passato e l'autore si sofferma con grande attenzione, con grande puntualità a descrivere il lavoro dei campi e a parlare di ogni oggetto, di ogni attività, di ogni lavoro che i contadini facevano. È un recupero delle tradizioni del mondo contadino. Ed è una cosa importante nel mondo di oggi, perché la cultura oggi si è massificata, si è unificata, e i ragazzi di Caltanissetta studiano le stesse cose che studiano i ragazzi, che so io, di Grosseto, di Trento. Non c'è un riconoscimento dell'identità, e libri come questo servono a ricostruire, a far riscoprire la propria identità dialettale e della tradizione contadina.